Maria Teresa Franco, storica dell'arte, ci parlerà di uno scultore eretico al servizio di un vescovo santo e mio, Giovan Battista Scultori, e l'altare degli angeli per la Cappella Grande del Duomo di Verona. C'è direttamente il tecnico, può aiutare la... Sì, è quello. Dai, che quel mouse. Sì. Io sono bravissimo col computer, potrei essere io. Posso confermarlo perché... Io so l'epoca di cui mi sono anche incappato quando ero difficile a fare. Non sappiamo che sono le varie. Naturalmente mi associo anch'io ai vari ringraziamenti, soprattutto al Comitato Scientifico che ha accolto la mia proposta di presentare gli esiti di alcuni studi che sto svolgendo sull'antichità veronese di Giovan Battista Scultori. Ecco, il mio intervento si strutturerà in due parti. La prima parte riguarderà in modo specifico il riassetto del presbiterio del Duomo di Verona con il famoso tornacordo del San Michele e altro, mentre valuteremo le varie fasi di questo lavoro. La seconda parte invece sarà principalmente dedicata agli interventi di Giovan Battista Scultori che sono stati identificati da me, identificati o attribuiti, insomma, e riguardano la grande crocifisso bronzo che si trova all'ingresso della grande cancellata, del tornacordo, dell'arco d'ingresso, e naturalmente il famosissimo tabernacolo, ricordato dagli storici, ma perduto, ahimè, praticamente ormai non ce n'è più traccia. Allora, porto questa testimonianza di un prete friulano, Giovanni Battista da Santa Foca, che era arrivato nel 1536 a Verona a seguito di tre magistrati. Questo sacerdote friulano annotava nel suo diario tutte le cose che avvenivano nelle varie città. A Verona si concentra in modo preponderante sul Duomo veronese, che dedica la prima parte della sua descrizione, e in modo particolare sul presbiterio. Allora, ci lasciamo guidare dalle parole del prete friulano e vediamo che una cosa interessante è che nel 1536 l'assetto del presbiterio si mostrava ormai già nella sua completezza. Questa è una novità perché si riteneva che il completamento del presbiterio fosse da attribuirsi degli anni più successivi, oltre il 1540. Qua vediamo infatti nella testimonianza del prete che il coro si sviluppava già intorno all'altare isolato al centro dello spazio, era già presente la grande cancellata ricurva, quel certo muro fatto di lastre e marmo molto bello, non può essere altro che il tornacoro del San Michele. Si presentava poi più che ornato, risultavano collocati, ecco qua per esempio gli ornamenti che si possono vedere, risultavano collocati anche le due cantori o pulpiti cantori che sono all'interno nelle parti laterali del presbiterio, con gli stemmi del Canossa, che fa una grande così questione sulla vera committenza di questo riassetto. Parla anche degli affreschi, ma questo noi sappiamo che erano terminati nel 34, quindi nel 36 non c'era problema. Gli affreschi che vengono naturalmente descritti, così come viene descritto la grande pavimentazione che era stata, diciamo, messa in opera nel periodo di Bertino.
Quindi è un dato incontrovertibile che nel 1536 tutti i lavori, leggo che così vado più veloce, tutti i lavori, compresi quelli riferiti al tornacoro, attribuito pressoché unanimamente a San Michele, erano di fatto ultimati, con l'unica eccezione delle opere in bronzo, ovvero il grande crocefisso, Brete non ne parla, che tuttora sormonta l'ingresso del presbiterio, il perduto tabernacolo che, secondo la precisa testimonianza del primo biografo del vescovo Giberti, Pier Francesco Zini, venne collocato sulla mesa eucaristica. Quindi cade di fatto l'ipotesi sostenuta a più riprese che delle due fasi della lavorazione, quella prima fase del 1534 che vedeva semplicemente l'esecuzione degli affreschi e la pavimentazione soltanto della navata centrale e l'esecuzione degli affreschi del torbido sui cartoni di Giulio Romano, e in base a questa citazione del Vasari si riteneva che questa prima fase fosse da scrivere, la regia fosse da scrivere a Giulio Romano. Viceversa, poi una seconda fase di lavori, in questo caso con un ripensamento, e quindi il primo progetto sarebbe stata attribuita a Michele San Micheli, che chiamato a interpretare nuove e diverse istanze del vescovo riformatore, avrebbe realizzato tra lo scadere degli anni 40, no, degli anni 30 e l'inizio degli anni 40, la cancellata curva del tornacoro. Poi avrebbe eseguito la pavimentazione del presbiterio, costruito l'altare e così via. Insomma, quindi tutta la parte interna dell'altare era attribuita a Michele San Michele. Ma al di là di quello che adesso abbiamo visto, un'altra riflessione del sacerdote friulano ci interessa, perché meriterebbe proprio una lunga discussione, ma qua accenniamo solo velocemente, e riguardo alla singolarità del rito con il celebrante rivolto verso l'aula plebana. È nota che quando il prete canta la messa sta al contrario di noi, voltato, come sarebbe a dire, con la faccia verso il popolo, e per noi rimostriamo la schiena, che mi pare molto strano, ma così si usa la romana. Quindi questa è la cosa che forse ai sacerdoti interessava di più, questo rito particolarissimo. Aggiungo che il rito era in lingua italiana, nella lingua madre, per precisa volontà del vescovo Giberti. Non v'è dubbio che la disposizione rivestisse un carattere di eccezionalità. Qua basti, cioè, tra le tante osservazioni che si possono fare, qua basti che osservare che i modelli di riferimento sono sicuramente indicati nelle basiliche patriarcali romane, San Pietro o San Giovanni Laterano, per esempio. Però non si può non osservare che cosa? Che quest'ultime, posto che presentavano l'abside ad ovest, so che è una cosa un po' così, abbiamo l'abside ad ovest e l'ingresso ad est, quindi nel momento in cui il celebrante si rivolgeva verso il popolo, si rivolgeva verso anche est, e quindi verso oriente, verso Dio. Nel caso invece della cattedrale veronese, l'orientamento era quello tradizionale, con l'abside verso oriente, e quindi la disposizione verso il popolo, verso l'aula plebana, non era affatto giustificata da questa, era proprio un cambio di concezione. Allora, cosa possiamo dire? Che all'evidenza tale scelta risulta dettata da una precisa volontà programmatica del vescovo Giberti, che nella complessità delle funzioni e significati conduce con la forza così delle immagini allo spirito del religioso della Chiesa delle origini. Il rinnovato assetto presbiteriale, che attraverso la marcata trasparenza del tornacoro, ecco, è quello uno degli elementi, questo indietro, degli elementi fondamentali,
Questo emiciclo esedra proiettato verso l'Ecclesia, che conclude uno spazio che vuole e si fa aperto a tutta la comunità dei fedeli, risulta coerente quindi con il programma di riforme che il presbite veronese stava attuando, ispirato al nuovo spirito religioso evangelico. In altre parole, la nuova cattedrale, sede della prima autorità religiosa, la chiesa del vescovo dunque e non dei canonici, doveva divenire l'immagine stessa della nuova spiritualità e della nuova sensibilità religiosa della chiesa riformata veronese. Ora, visto la discrepanza di date, si imponeva di andare a controllare all'archivio canonicale come stessero le cose, quindi da una ricognizione all'archivio sono emersi inediti documenti che si aggiungono ai precedenti, a quanto finora pubblicato, e hanno permesso di far luce sui modi e i tempi della realizzazione del complesso cantiere. E ci ha riservato qualche sorpresa anche in ordine alla questione attributiva, ma soprattutto la sorpresa, almeno per me più importante, è stata la scoperta di nuovi protagonisti, la chiamata in causa di nuovi protagonisti in questo grande cantiere, e primo fra tutti Giovanni Battista Scultore. Questo di artista di cui non si conosceva praticamente gli interventi a Verona, non sono stati mai dalla critica e anche dalla letteratura, salvo una piccola cosa. Allora, per meglio inquadrare la questione, sintetizzo le fasi del cantiere. 1527 si inizia già la pavimentazione porta tutto allo stesso livello, che così permette di attuare l'inserimento del tornacoro, e poi si iniziano alla pavimentazione di tutta la chiesa. I lavori di messa in opera della pavimentazione sono riferibili sia alla navata centrale, tutta la parte del mezzo, ma anche nello specifico il coro e la grande cappella. Quindi la cappella grande, quindi la pavimentazione completa anche delle cappelle laterali, del campanile, delle sacrestie, insomma la pavimentazione dappertutto. Impegnati nella lavorazione sono due importanti botteghe di ambito veronese. La prima è quella di Polo, Magistro Polo, che è Paolo, figlio di Bartolomeo da San Michele, ovvero il cugino di Michele San Micheli, e Francesco Zoppo, che è da identificarsi con Francesco da Castello, anche questo molto attivo in quegli anni in ambito veronese. L'anno successivo i lavori non furono molti, anche se abbiamo dei consistenti pagamenti sempre per Polo San Michele, e probabilmente si inseriscono i due pulpiti cantori all'interno oltre poi ad altre cose come la sistemazione degli stagni del coro, eccetera. Gli anni decisivi, viceversa, per l'organizzazione e la definizione dello spazio presbiteriale sono gli anni 1530-31, quindi 10 anni prima di quanto si credesse fino ad oggi. Nel 1530-31 c'è una veramente in queste carte, che si leggono anche a malapena perché sono in parte bruciacchiate da un incendio occorso nella seconda guerra mondiale, che colpì appunto l'archivio canonicale, in questi due anni, in questo biennio, ci sono un consistente numero di botteghe e scalpellini attivi contemporaneamente all'interno della cattedrale, e tra questi non troviamo Polo San Michele. Viceversa, troviamo che c'è attivo tra queste botteghe c'è Michele, Magistro Michele. Chiaramente, presumibilmente
L'assenza di Polo, San Michele, il cugino di Michele, è da giustificarsi con il fatto che Michele San Michele in quegli anni è presente a Verona e attende alle, diciamo, alla Porta Nuova e ad altre, al palazzo di Ludovico Canossa e prima ad altri lavori per la committenza veronese. Evidentemente si può pensare che sia subentrato il cugino nella direzione dei lavori del cantiere dell'uomo, ma questo lo discuteremo in altri momenti. Che i lavori siano importanti è abbastanza chiaro, sia per il numero più di 10 botteghe tra la PC e stalchioni impiegate e che lavorano contemporaneamente, ma anche per le risorse economiche impiegate, nel senso sono consistenti i pagamenti che vengono fatti in quel mentre. Quindi tutto fa pensare che l'assetto interno della cappella, della cappella grande del Duomo di Verona abbia preso la sua forma proprio in questo modo. In tal modo si può pensare che si sia fatta la posa in opera della piattaforma marmorea del presbiterio, che risulta sopraelevata di 3 gradini rispetto a quella della navata. Una volta collocato sul suppedaneo marmoreo, anche questo rialzato di 3 gradini rispetto al livello del presbiterio, si è collocato l'altare, posizionato esattamente a ridosso del presbiterio, e in tal modo l'altare, che appunto era proprio nella parte finale del presbiterio, diveniva il fulcro visivo e geometrico di tutto lo spazio, grazie anche all'invenzione della grande cancellata, cosiddetto tornacoro, che nel raddoppio dell'emiciclo, vediamo, ecco qua, è l'immagine che rimanda alla pavimentazione. È molto chiaro come tutto fosse geometricamente, vediamo se con, non è, eccola qua. Qua troviamo, era posizionato il coro, viceversa il basamento su cui poi viene collocato l'altare, è il basamento quadrato, è questo che sto indicando. L'altare, come voi vedete, è un altare che è rivolto verso l'ingresso, verso l'aula plebana, e il sacerdote doveva mettersi proprio in questa posizione. E da quest'altra parte invece c'è l'emiciclo del tornacoro e della cancellata eseguita da San Michele. Oggi forse potremmo dire con maggior convinzione, anche se a San Michele era sempre stato attribuito il tornacoro. Allora, dicevo che nel raddoppio dell'emiciclo absidale andava a definire e concludere l'impianto centrale ribadito dalla partizione delle lastre marmoree del pavimento, che ne riproducevano, enfatizzandolo, la costruzione geometrica. Veniva così realizzato non solo uno spazio geometricamente perfetto, anche questo doveva indurci a pensare che non fosse Giulio Romano, è troppo geometrico lo spazio, senza nessuno scarto di assi o altre cose, ma anche un assetto rigorosamente simmetrico su un doppio asse, quello prospettico longitudinale, che con l'infilata dell'arco del monumentale ingresso, altare rivolto verso l'assemblea e trono episcopale, che si trovava esattamente in questa posizione, dicevo, è il trono episcopale che allora, l'altro asse invece era un asse orizzontale e che veniva, diciamo, definito dai 2 pulpiti cantorei che sono posti in questa regione, va bene, quindi lateralmente all'altare, e sotto, diciamo, anzi sopra le 2 pulpiti cantorei che avevamo visto prima. Quindi le 2 cattedre episcopali, 2 laterali e una nella centrale.
poi è noto che tra il 1533 e 34 invece si procedette al, ecco qua è una pianta, si vede meglio un po' l'assetto che viene a prendere, come si vede questo tornacoro che invade in pratica la prima campata della navata centrale, quindi un'invenzione straordinaria. Si vedono anche eccoli qua le due sedili vescovili, le cattedre vescovili, una, due e tre, e sopra c'erano i due pulpiti cantori. Naturalmente nel 33-34 si completano i lavori di decorazione degli affreschi del torbido sul disegno di Giulio Armano, e qua sono alcuni, ecco qua è l'infilata. E poi si ritorna appunto a questa, torna indietro, ecco, e questa è l'infilata. Come dalla descrizione del prete friulano, del crocefisso che sormonta l'ingresso non viene fatto cenno, ma per la verità nell'estate del 1536, quando il prete Friulano arriva a Verona, la connotazione della zona presbiteriale in senso strettamente eucaristico non era ancora stata completata. Tuttavia non si dovette attendere molto perché il programma iconografico si dispiegasse in tutta la sua evidenza e ricchezza semantica. I lacerti dei registri della patriceria documentano, seppur in modo estremamente lacunoso, ci ho perso gli occhi, come proprio in quell'estate iniziassero i lavori per le opere in bronzo. Non solo il grande crocefisso che sormonta l'ingresso monumentale, ma anche il celebrato tabernacolo eucaristico che verrà collocato presumibilmente alla fine del 1537. Innanzitutto, prima però di affrontare questo argomento, occorre considerare, seppure brevemente, quale fosse la portata innovativa insita in tale operazione, ossia quella di collocare il tabernacolo sull'altare. Di fatto, prima del Giberti, collocare sull'altare, ovvero il luogo dove si celebrava il rito eucaristico, il tabernacolo dove l'Eucaristia, viceversa, il corpo veniva conservato e mostrato ai fedeli, era un fatto del tutto eccezionale. È fuori di dubbio che il perduto tabernacolo, incorporato come era in un programma iconografico e architettonico e decorativo complesso nel contempo unitario, perfettamente inquadrato dall'arco trionfale in cui gli angeli vittorie dei pennacchi trovavano il loro completamento visivo nel grande crocefisso soprastante, finendo per divenire di fatto l'ancona dell'altare, costituiva l'elemento che più di ogni altro connotava in senso cristologico l'intero impianto absidale, quindi in un certo senso anche neutralizzando la portata iconografica degli affreschi del torbido che sono giocati tutti sull'assunzione della Vergine e così via. Luogo del sacrificio, quindi, grazie al quale l'umanità viene redenta, ma anche come sepolcro di Cristo, cappella del Santissimo Sacramento, luogo della custodia ed esposizione del corpo del Redentore. Ora, i documenti rinvenuti tra le carte della fabbriceria ci permettono innanzitutto di dare un nome agli artefici che realizzarono il prezioso tabernacolo, ma ci forniscono nel contempo anche validi indizi per ricostruire almeno idealmente la complessità visiva e le valenze semantiche dello straordinario arredo liturgico, chiarendo e dando sostanza alle parole con cui per Francesco Zini nel 1556 descriveva appunto il tabernacolo. Diciamo eseguito, ecco, ma lascio a voi leggere la citazione. Il canonico Corsi nel 1875, prima del disastroso incendio,
e aveva steso alcune note che aveva ricavato dai registri, alcune notazioni sul cantiere della cattedrale, dove segnalava per l'anno 1534, tra i vari pagamenti effettuati dalla fabbriceria, quello a Luca Romano per la fusoria degli angeli de metal numero 4 che tolse a fare per mettere sull'altare grando, il che ha fatto supporre anche per il tabernacolo una gestione lunga e laboriosa, visto che nel 41 non era ancora accertata, nella visita pastorale, non era ancora accertata per la prima volta la presenza dell'Eucaristia sull'altare maggiore, mentre nella precedente visita, diciamo nel 41 viene accertata, nella precedente, nel 37, il Santissimo Sacramento risultava ancora conservato nella cappella laterale. Per la verità la notazione del canonico trova solo parzialmente conferma dei nuovi documenti rinvenuti, che si trovano sì nella cartella 1534-39 e tuttavia si riferiscono al 36, dove viene registrato tra i libri di spesa un pagamento di lire 46 effettuato il 13 giugno a favore di Magistra Luca Romano per conto dei gettari angioli del metallo per l'altare grande del Domo, che sembra coincidere, fatta salva la data, con quanto visto da Corsi nel 1875. C'è comunque da osservare che, poiché in entrambi i casi non viene fatto un esplicito riferimento al tabernacolo, non è da escludere che i quattro angeli in metallo possano riferirsi alle quattro figure alate, due per ogni prospetto, che ornano i pennacchi dell'ingresso del presbiterio. Queste che adesso vi mostro. Questi angeli vittorie sono, ecco, lascio così, non le commento neppure, però mostrano una grande raffinatezza di esecuzione e una grande anche eleganza nel portamento. Non c'è tempo per commentare questi raffinati angeli, vittorie, ma mi limiterò a proporre per un successivo confronto alcuni disegni conservati al Louvre che sviluppano lo stesso tema iconografico, il primo insomma abbastanza vicino all'opera di Giovan Battista attribuito al Pinturicchio e gli altri a Giulio Romano. Ecco, questo è quello attribuito al Pinturicchio e io faccio osservare semplicemente, per esempio, la capigliatura, il volto, la posizione delle gambe, le braccia, ecco, cambiano nelle ali, ma io voglio dire, la figurina è una figurina molto, molto avvicinabile, ecco, a quelle. Viceversa, queste sono quelle attribuite a Giulio Romano, che abbiamo già visto in mostra, quella di alla vostra destra, sì, è gli angeli porta corona che si trovano nella che è il cartone per gli affreschi del Torbido, e voi vedete gli angeli qua sono decisamente molto diversi, molto più robusti, molto più energici, molto meno eterei, insomma c'è una sicuramente una cosa molto diversa. Torno indietro. Dicevo, e qua ora, se Luca Romano nulla è dato sapere, viceversa gli altri due personaggi coinvolti nell'impresa, ovvero Girolamo Cicogna e Giovan Battista scultore da Mantova, sono noti se non altro per il fatto che il Vasari ne ha ricordato il servizio presso il vescovo di Berti. Il primo, oltre che come eccellente ricamatore, anche come ingegnere, il secondo viceversa come l'autore del bellissimo crocifisso per la cappella privata in vescovado del presbite veronese, oggi irrimediabilmente anche quello perduto, un destino tragico quello delle opere di Giovan Battista Scultori. Ma lui comunque la letteratura artistica cittadina aveva, per la verità, con scarso seguito nella critica moderna, aveva segnato anche la scultura in bronzo del Cristo in croce che sormonta l'arco d'ingresso del presbiterio.
attribuzione che ora, grazie all'autorità della prova documentaria, sembra possa essere riconfermata, e questo è il Cristo in croce. Una fattura veramente alta, non capisco perché appunto non sia seguita questa tradizione veronese. Vice d'Assa a Giovan Battista scultore, se a Girolamo Cicogna viene dato un compito più alto da sovrastante per coordinare i lavori, a Giovan Battista scultore vengono saldati notevoli somme versate in più occasioni nel biennio 1536-37 per fare le figure di metallo, gli stampi che vanno dal tabernacolo da dare al magistro Luca Zetadorno nell'agosto del 36, per fare le figure di Crea del tabernacolo nel marzo del 37, per le stesse figure altri pagamenti nei mesi immediatamente successivi e ancora per il resto di pagamenti fabbrica dei Cristi al plurale, angeli e Dio Patiens. È chiaro che Dio Patiens si riferisce a questa bellissima croce e tutti gli stampi che vanno del tabernacolo da dare sempre al magistro Luca Zetadoro. Va da sé che il numero e la consistenza dei pagamenti a favore di Giovan Battista si giustificano solo ipotizzando un notevole impegno dell'artista. Andrebbe quindi assegnato il ruolo di primo piano nell'invenzione e nell'esecuzione dell'articolata macchina eucaristica. Non riesci a concludere in 2-3 minuti? Va bene, sì. Mi dispiace, io sono anche personalmente molto interessato per queste edizioni. Sì, ma poi lascio tutto al... Ecco, semplicemente volevo sottolineare così velocemente che se è da identificare Giovan Battista scultore, va bene, è lo stesso artista che viene così, che troviamo il personaggio che viene indicato come eretico nella deposizione del 1567, del 21 febbraio 1567, di Pietro Carnesecchi, il quale gli chiedevano se conoscesse anche qualche personaggio eretico a Mantova, indica precisamente Giovan Battista scultore, il giovane maestro scultore, il prefatto maestro Giovan Battista, che è quello che fa i crocefissi di rilievo più eccellente che nessun altro scultore dei nostri tempi. Insomma, bisognerà decidersi a vedere questi o a identificare questi crocefissi. E ne dà anche gli estremi dove l'ha visto. Tra gli estremi sono anche quelli a Villa della Torre, casa alloggiato in Casa della Torre, che ha fatto attribuire all'area di o all'ambito di Giulio Romano anche la Villa della Torre, ma soprattutto l'esecuzione per Giovan Battista scultore di quei mostri camini che così tanto affascinano per questa loro gigantesca presenza all'interno delle stanze della villa. Termino semplicemente con vedere gli influssi che possono aver avuto il tabernacolo e l'impianto del presbiterio veronese in altri ambiti. A Milano prima di tutto, va bene, dove è noto che l'organizzazione della parte del presbiterio voluta dal Carlo Borromeo riprende le modalità della Cappella Grande del Duomo di Verona, compreso poi il posizionamento del tabernacolo che era stato offerto dal Papa Pio IV al Cardinal Nipote, che era un tabernacolo sorretto da quattro angeli che troviamo poi qua nel disegno del Tibaldi, va bene, Pellegrino Tibaldi. Un'altra osservazione, sempre un'altra collocazione che può essere interessante considerare è questa del San Giorgio Maggiore, questo altare, questa disposizione dell'altare con tabernacolo per il San Giorgio Maggiore, costruita ed eseguita da Girolamo Campagna, che è uno scultore veronese
attivo nella fine del Cinquecento. Qua la situazione è la stessa e l'esigenza era la stessa, la trasparenza, la doppia trasparenza verso l'aula plebana e verso il coro dei canonici. Quindi un ricordo. Infine, ultimo, è l'altare della Cappella Sistina di Santa Maria della Vittoria, qua a Roma, e dove appunto abbiamo per fare in fretta uno non riesce, Santa Maria Maggiore Verona, dove quattro angeli in bronzo dorato, opera del Torreggiani, sorreggono il ciborio riccamente decorato con angeli, profeti e tutto tondo. Vado proprio a concludere dicendo che nel 1573 Giovan Battista Scultori viene convocato a Mantova per eseguire probabilmente l'ultima sua grande opera, che guarda caso è proprio, sono proprio cinque grandi figure per il tabernacolo da erigersi e da collocarsi in Santa Barbara. E Giovan Battista Scultore accetta di tornare, lui era a Verona a lavorare a Verona, accetta di tornare per eseguire quest'opera, e quindi in un certo senso quest'ultima opera termina la carriera di Giovan Battista con queste opere, che sono tutte irrimediabilmente perdute. Anche l'altare degli angeli è irrimediabilmente perduto, e come quello di Santa Barbara, ma semplicemente probabilmente perché nel 71, quando Pio V cambia il sistema di ufficiare il regolamento di ufficiare la Santa Messa con i vescovi, con il sacerdote rivolto verso l'altare e le spalle rigorosamente date all'aula plebana, con il rito in latino, aveva di fatto precluso ogni possibile utilizzo di questo altare. Finisco qua. Se mi ha permesso molto, ma non l'ho detta, ma è 1536-38, è un anno importante anche per i dibattiti proprio religiosi, teologici, che si discutono a Verona. Il Campese in quel periodo appunto fa delle lezioni ai uomini del vescovo, i quali nella disputa del 38 con Contarini, Gaspar Contarini e Girolamo Seripando, le posizioni degli uomini del vescovo, primo di tutto Marcantonio Flaminio, sono radicali e preludono già quella teologia maltesiana, va bene, della giustificazione per sola fede. E quindi, insomma, di fatto poi questa teologia verrà definitivamente condannata come eretica nel 1547 nel Concilio di Trento. Chiudo veramente. Sì, è un argomento ricchissimo e ben trattato. Mi piace di interrompere. No. Anzi, mi chiedevo fra l'altro se vorrebbe la Mattei, ma può rispondere forse. Bulgarelli, non adesso, se ci sarà una discussione, cosa che non so, o la Daniela Ferrari, se la riforma diocesana di Cardinale Gonzaga in qualche modo presenta aspetti di questo genere, ma prima di fare il libro non mi ricordo bene, ma non credo che abbia degli aspetti così precisi e così rinnovativi rispetto a sì. Però sono paralleli dopo. Sì, sì, Manto e Verona sono molto collegati, e poi anche per tanti anni. Adesso Stefano Marconi, invito naturalmente della Sapienza dell'Università di Roma, ci parlerà delle riflessioni, ci farà anzi delle riflessioni sulla pittura in prospettiva tra Giulio Romano e Cristoforo Sorte. Grazie. Vabbè, tanto io posso cominciare perché la prima parte sì, non ha bisogno di bravissimo, ho capito. Cercherò di essere
Mi dispiace, temo che dovrò essere con lei molto fiere. Vediamo se riusciamo ad essere. Gli ultimi alloggiano sempre male. Il codice Capponiano 132 della Biblioteca Apostolica Vaticana, costituito da 42 fogli numerati e da un foglio non numerato, contiene un'ampia e articolata silloge delle due regole della prospettiva pratica di Jacopo Barozzi da Vignola, con i dotti commentari del padre Ignazio Danti. Scritte intorno al periodo 1530-1540, furono pubblicate per la prima volta a Roma soltanto nel 1583, 10 anni dopo la morte dell'autore. Quando Danti insegnava matematica all'Università di Bologna ed era intento a dimostrare i fondamenti stabili che sottendono alle pratiche meccaniche. Come è noto, il testo del codice Capponiano è preceduto e concluso da due brevi inserti. L'uno occupa interamente il foglio 1 recto e 6 righe del foglio 1 verso. È intitolato Trattato di prospettiva in scurcio, cioè quando si dipinge in alto sulle facciate dei muri o sotto i soffitti o volte, ed è detto essere di Giulio Romano. L'altro inserto si trova nell'ultimo foglio non numerato, è intitolato Trattato di prospettiva in piano ed è riferito a un certo autore non meglio specificato. È certo che si tratti di parti aggiunte successivamente alla stesura del testo vignolesco ed è stato agilmente dimostrato alla fine degli anni 50 dello scorso secolo che entrambe le parti riproducono i passi dedicati alla prospettiva nel trattatello Osservazioni nella pittura del pittore e coreografo veronese Cristoforo Solte, che uscirono in 2 edizioni veneziane, l'una del 1580 e l'altra del 1594. Dalla lettura dei brani si desume che Giulio Romano non possa essere considerato l'estensore della descrizione della prospettiva di sotto in su, come appare scritto nel codice Capponiano, ma bensì colui che ne insegnò le regole e la pratica al pittore e coreografo veronese. Verosimilmente nel periodo tra il 1539 e il 1541, quando Cristoforo Solte fu incaricato di dipingere un'intera camera nel castello di Mantova, fatta a volto, nella quale si doveva fingere una loggia con colonne torte e balaustri e soffitto. Nel catalogo della mostra su Giulio Romano del 1989, Amedeo Belluzzi ritrova 2 decorazioni di ambienti nel castello di Mantova affini alla descrizione del Solte: lo sfondato prospettico di un loggiato a pianta rettangolare con coppie di colonne, balaustrate e un finto pergolato nel camerino delle stagioni, in quel che resta della residenza privata di Margherita Paleologa. Poi e soprattutto la decorazione della volta di una sala collocata al piano terreno della rustica, ove le colonne tortili di ordine ionico in prospettiva corrispondono all'analoga colonna in scorcio che si trova nella 2ª edizione del Trattatello del Solte, che è quella che qui è proiettata. Si tratta di esempi figurativi riconducibili ai modelli raffaelleschi realizzati nelle logge vaticane e in particolare alle illusioni architettoniche delle volte 3ª e 5ª.
siamo alle origini del quadraturismo e dell'impiego di particolari artifici che consentiranno sempre più nel corso del XVI secolo di aumentare illusivamente l'altezza dei soffitti. Dopo lo sfondato illusionistico delle pareti nella sala delle prospettive da parte di Baldassarre Peruzzi nella villa della Farnesina. Tuttavia si tratta di aspetti e di motivi già ampiamente individuati e dibattuti nell'ambito storico-artistico e architettonico. Invece vediamo ora di dare luce ad alcune implicazioni non altrettanto approfondite negli studi. L'antica espressione del sorte, prospettiva in piano, significa per noi prospettiva a quadro verticale. Invece l'espressione prospettiva in scurcio, cioè quando si dipinge sulle facciate dei muri o sotto i soffitti o a volte, può generalmente identificarsi con la prospettiva a quadro orizzontale. Verso la chiusa del trattatello, quindi, Cristoforo Sorte ricorda di aver appreso da Giulio Romano a Mantova, quando nel periodo giovanile era provvisionato dell'eccellentissimo signor Federico Gonzaga, proprio i due modi strettamente interdipendenti di eseguire figurazioni di sotto in su che sono trascritti pressoché integralmente nel codice capponiano. Il primo procedimento è di carattere geometrico e si avvale di due punti, l'uno nel mezzo dello sfondro e l'altro all'orizzonte abbasso, ove immaginiamo convergere altrettanti fasci di rette. Il secondo è di natura pratica ed empirica e si serve del modello della cosa da dipingere, colonne, figure o altro, che adeguatamente illuminato, viene riflesso in uno specchio, munito di un reticolato di fili, il velo albertiano, e posto a basso. Uno specchio ci dà l'idea di una pittura perfetta. Non potendo essere più simili al velo le immagini che in esso si rappresentano, dato che sono le stesse le quali vediamo direttamente. Leonardo considera lo specchio piano strumento principe per paragonare le similitudini con un oggetto naturale di un dipinto e di un'immagine riflessa. Sulla traccia di accenni albertiani di natura letteraria, Leonardo svolge la comparazione: la perfetta pittura è simile alla superficie dello specchio in metaforico equivalenza. La tua pittura parrà ancora lei una cosa naturale, vista in un grande specchio. Leonardo definisce lo specchio il maestro dei pittori. Tuttavia, osserviamo cosa avviene quando riproduciamo in uno specchio le similitudini di corpi e cose disposti nello spazio in modo conforme al soggetto che si intende rappresentare, ma ne mutiamo progressivamente la sua posizione o ne variamo altresì l'orientamento al fine di ritrovare la veduta più idonea e l'effetto ottico più singolare. Significativi indizi si possono già trarre dall'analisi del disegno con la colonna tortile di Cristoforo Sorte. Vedete, in questo disegno sono tracciate, evidenziati due fasce di rette, l'uno verso l'alto e l'uno verso il basso. Ravvisiamo infatti che riguardo agli elementi architettonici vicini alla colonna tortile, all'evidente convergenza del fascio di rette prolungate verso l'alto corrisponde, anche se meno manifesta, un'altra convergenza, ma verso il basso, di alcune linee in profondità. Usando il linguaggio prospettico, qui ci troviamo dinanzi ad un'immagine realizzata con prospettiva non a quadro verticale, ma neanche a quadro orizzontale, ma bensì a quadro inclinato.
La prova sono proprio l'esistenza, comunque non evidente in modo esplicito, molto chiaro, ma di due convergenze. L'una verso l'alto delle rette verticali, dei prolungamenti delle rette verticali, e verso il basso delle rette in profondità, cioè dell'insieme di rette perpendicolari. Prendiamo ora in considerazione l'ottagono entro cui è rappresentato l'episodio di Psiche vede amore nell'omonima sala del Palazzo Te. Giulio Romano ha rappresentato Adamo dormiente sul tavolo e ha accanto la feretra con le frecce e l'arco. Psiche alza su di lui la lampada mentre stringe sulla destra un coltello. Nel soffitto a cassettoni che incombe dall'alto sui protagonisti della scena e che adorno di modanature a ovoli è evidente la convergenza delle linee in profondità verso il basso, mentre è abilmente dissimulata da Giulio Romano quella delle linee verticali verso l'alto, non essendo proprio individuabile un corrispondente fascio di rette, anche perché la posizione laterale del punto di vista consente di vedere, e parzialmente, solo la parete destra. Al Museo del Prado a Madrid sono conservate 6 storie bibliche attribuite a Tintoretto e databili intorno al 1555. Le tele sono generalmente identificate con i dipinti per un soffitto raffiguranti storie dell'Antico Testamento e acquistate a Venezia per Filippo IV di Spagna da Velázquez durante il suo secondo soggiorno in Italia, come ricorda appunto il Palomino nella biografia dell'artista spagnolo. Nelle due opere di maggiori dimensioni, Esther condotta davanti ad Assuero e Incontro della regina di Saba con il re Salomone, Tintoretto, che qui non intendeva certo imitare in maniera pedissequa le contemporanee soluzioni veronesiane, ne smaschera l'artificio tecnico, rendendo chiaramente percepibile la convergenza verso l'alto e verso il basso, la convergenza verso l'alto e verso il basso delle rette tra loro perpendicolari, appartenenti alle quinte architettoniche laterali. E introduce così un motivo di squilibrio e instabilità che nelle altre figurazioni è ancora evidente. Sembra che l'artista si serva degli strumenti prospettici più per ricercare un'inedita disposizione delle parti che per attenersi ad una rappresentazione verosimile degli episodi. Ed è nell'incontro tra Salomone e la regina di Saba che lo scenario architettonico consente appunto una più precisa indicazione delle linee di fuga. Abbiamo sovrapposto all'immagine un tracciato di 5 rette, 3 concorrenti verso l'alto, cioè verso il cielo, e 2 verso il basso, cioè in profondità. Per le altre rette si può parlare di convergenza, ma con larga approssimazione. D'altra parte, chi avrebbe mai chiesto una precisione completa del gioco delle convergenze? L'impalcatura prospettica doveva risultare otticamente sensibile, non geometricamente misurabile. Ecco, le prossime sono delle ricostruzioni prospettiche, diciamo così, più forzate, per indicare qual è l'effetto che si voleva ottenere. Non è che quindi graficamente è possibile ottenere questo risultato. Questa è una restituzione, diciamo così, in qualche modo forzata. Quindi della scena con Esther e da Assuero, la prossima è dell'incontro di Regina di Saba con il re Salomone. E questa invece effettivamente è la restituzione, diciamo così, controllata. Queste fughe effettivamente esistono, sia verso l'alto e verso il basso, per un insieme di rette, quindi sia verticali che in profondità. In Italia settentrionale, il modello esemplare della decorazione pittorica di un soffitto a scomparti, secondo la tradizionale struttura compositiva illusionistica, era la volta della sala di Psiche al Palazzo del Te a Mantova, dipinta da fresco nel 1528 da Giulio Romano.
Questi infatti riquadra le singole figurazioni con cornici in legno e stucco, ma i rigorosi scorci di sotto in su, realizzati in ogni scomparto, sono prospetticamente collegati all'insieme, essendo prevista per l'osservatore una visione complessiva e unitaria degli episodi dal centro della sala. Anche ogni singola immagine, è ovvio, può essere oggetto di visione separata, ma da un medesimo punto di stazione. È lo sguardo di chi osserva che si muove, non è l'osservatore a muoversi nello spazio. Nella volta della sala di Psiche vi è ancora la comunanza strutturale con l'effetto scenico, in cui lo spettatore ha la sensazione di assistere da fermo a un racconto o a un evento. Invece, in molti esempi di soffitti piani di ambito veneziano, quando la struttura schemba dell'immagine o delle immagini correlate tra loro appare in tutta la sua evidenza, si determina l'effetto quadro inclinato, che realizza l'impressione di una successione di istantanee e colte al volo, di movimento oggettivo interno alla rappresentazione combinato al movimento soggettivo dell'osservatore. Quindi l'effetto quadro inclinato è esattamente l'inverso dell'effetto scenico, corrispondendo ad una serie di impressioni visive colte al volo nell'atto di muoversi nello spazio con la stessa libertà dei personaggi nel dipinto, cioè a un livello, in una direzione e con una concitazione del tutto analoghe. Il modo dell'osservatore diventa protagonista dell'evento al pari del modo dei personaggi raffigurati. Nel quinto teorema della terza parte del trattato di prospettiva Pingenti, Piero della Francesca illustra con le regole della costruzione legittima il procedimento per ottenere la rappresentazione prospettica di un cubo, genericamente ruotato nello spazio e che poggia con un solo vertice sul geometrale, in modo che nessuna faccia e nessuno spigolo siano paralleli al piano di proiezione. Nell'enunciato, infatti, Piero afferma: il cubo dato, posante sopra ad uno suo angolo, e che nessuno suo lato sia equidistante al termine posto, proporzionalmente digradante, nessuno suo lato sia parallelo al quadro. Scopo principale dell'artista era dimostrare che in questo caso, nell'immagine prospettica, il solido è rappresentato in scorcio in tutte e tre le direzioni fondamentali. A verifica dell'esattezza dell'esecuzione tecnica, si potrebbero infatti tracciare i prolungamenti degli spigoli paralleli fra di loro, che confermerebbero che tre fasce dirette convergono verso altrettanti punti di concorso. Il teorema pierfrancescano contiene i fondamenti geometrici di inedite soluzioni formali collegate al problema figurativo di non dare una presentazione normale al quadro, bensì di orientare in posizione generica uno o più elementi architettonici. È sintomatica la corrispondenza con la disposizione nello spazio dei frammenti di trabeazioni e cornici del tempio in rovina sotto il fulmine lanciato da Giove, con evidente effetto di intensificazione espressiva. Compaiono, in una parete della Sala dei Giganti del Palazzo de Te a Mantova, sicuramente disegnata da Giulio Romano già nel 1531 e affrescata da Rinaldo Mantovano tra il 1532 e il 1535. È visivamente evidente la consonanza con il disegno di Piero della Francesca. Proseguendo nella direzione impressa da Giulio Romano, nell'espressione pittorica del movimento, Paolo Veronese consegue un ulteriore notevole risultato nel tondo, l'aritmetica e la geometria per il soffitto a volta ribassata della sala grande nella libreria Marciana. Le figure che impersonano le due discipline
e quella del filosofo umanista sulla destra non sono semplicemente affiancate l'una all'altra, proiettate sul fondo luminoso del cielo, esse si articolano in profondità, disponendosi in piani successivi. Il pittore supera gli esperimenti di bilanciata simmetria compiuti nei tondi dell'onore della musica e contrappone alla modulazione ritmica la rappresentazione di un'organica drammaticità servendosi di minimi mezzi e di fattori tecnici solo apparentemente secondari. L'elemento architettonico classico su cui poggia la figura dell'aritmetica, collocato su uno strato di terreno irregolare, costituisce il vero e proprio generatore spaziale della struttura compositiva. L'artista realizza così l'immagine di un solido genericamente ruotato nello spazio. Quanto proprio all'organizzazione interna del quadro, la singolare posizione dell'elemento architettonico inclinato rispetto al piano orizzontale e obliquo rispetto al piano frontale determina un maggiore approfondimento dello spazio e fa emergere con chiarezza il rilievo plastico delle figure atteggiate in vari movimenti roteanti. Posso aver concluso? Soltanto un saluto, un ringraziamento naturalmente al professor Adorni, ai curatori di questa giornata, di queste giornate di studi particolarmente significative, che hanno naturalmente consentito anche di concludere il nostro contributo sul territorio bresciano, sulla cultura del territorio bresciano. Questo è naturalmente anche un saluto e un ringraziamento alla Chiesa di San Luca che ci ospita. Dunque questo contributo rientra nell'ambito di un progetto di ricerca più ampio che stiamo conducendo sul secondo Cinquecento a Brescia, che è nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura e Ambiente e Matematica dell'Università di Brescia. Per non rubare altro tempo io lascio la parola ai miei collaboratori che da tempo stanno lavorando su questi temi e che appunto hanno contribuito anche questa volta ad esplorare il percorso sull'indagine sul Giulio Romano. Sono Elisa Sala, sinistra di ricerca, di storia dell'architettura e Cristiano Guardieri, già sinistra a Padova, il produttore recente a contratto sempre al Dicatamo. Quindi lascio la parola a loro e rimango qui per il discorso. Grazie, sì. Sì, preciso un attimo che insomma, il corso della professoressa Giustina a Brescia ha la fortuna di poter contare su un laboratorio integrato in cui gli studenti vengono un po' condotti in piccole ricerche sugli edifici del territorio e questo laboratorio, oltre che essere ovviamente un'occasione di didattica, è anche stato l'occasione di un vero e proprio laboratorio di ricerca negli anni, nel senso che da qui sono nati alcuni progetti che abbiamo portato assieme, come il
print sui libri d'architettura e sulla circolazione dei modelli a stampa, che è stato proprio presentato qui un paio di anni fa in questa sala con la comunità di ricerca, un convegno all'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia proprio sul secondo Cinquecento, nell'ambito nel quale il gruppo di ricerca ha fatto delle prime schede sui più importanti palazzi, palazzi bresciani, palazzi privati bresciani, e quindi in questi anni sono emersi già i primi contatti tra diciamo, la cultura architettonica bresciana e quella mantovana, in particolare con l'eredità di Giulio Romano. Quindi ciò che presentiamo oggi sono i primi risultati di un'indagine che è ancora in atto sull'architettura del Cinquecento in tutto il territorio bresciano. E poi alcuni appunti più specifici che anche alla luce di prove documentarie hanno potuto sostanziare i reali contatti tra le famiglie nobili bresciane e la corte mantovana. Con l'obiettivo, l'obiettivo da cui siamo partiti è stato quello di innanzitutto colmare una lacuna, nel senso che tra tutti gli ambiti in cui è stata valutata, diciamo, la fortuna delle opere mantovane di Giulio Romano, quindi penso a Cremona, Parma, Piacenza, Verona e Vicenza, sicuramente Brescia è stato quello fino adesso meno, se non proprio per nulla, indagato. Quindi siamo partiti dal catalogo e la prima cosa che abbiamo fatto è stato creare un database di tutti gli elementi di possibile matrice giuliesca presenti nel territorio bresciano, si tratta di elementi e motivi architettonici e decorativi, e quindi lo strumento del catalogo è stato il primo passo per fare questa indagine. Sostanzialmente da questa prima catalogazione si vede che la fortuna del linguaggio architettonico in qualche modo riferibile a Giulio Romano non è tanto nella città di Brescia, dove sono stati registrati 9 casi, quanto piuttosto nel territorio, dove ne sono stati registrati circa una ventina, poco meno di 20. In Franciacorta, cioè vale a dire il territorio collinare che si stende tra Brescia e il lago d'Iseo, ma soprattutto nella pianura che confina con Cremona e Mantova. I promotori di tale linguaggio sono soprattutto le famiglie nobili bresciane, che lo dispiegano in palazzi cittadini e in dimore di campagna, mentre risulta estraneo, almeno allo stato attuale della ricerca, alla committenza religiosa e agli ordini monastici. La committenza pubblica, invece, lo impiega esclusivamente in porte urbiche, come questa è la porta Sant'Andrea di Orzinuovi nel 1542, o ancora alla fine del secolo nella porta del castello di Brescia, che si data più o meno tra il 1590 e il 1600. Sono porte che sono state sempre riferite a San Micheli nella letteratura, ma che almeno a nostro avviso sembrano più vicine alla Porta Giulia della cittadella mantovana di Giulio Romano e diciamo alle porte di Serlio, proposte da Serlio nel libro quarto, almeno per l'opera Bugnata e anche per alcuni dettagli proprio del Bugnato. Come si diceva però, l'ambito privilegiato in cui si dispiega questo linguaggio di ispirazione un po' giuliesca è quello del territorio della bassa pianura bresciana, che qui abbiamo cercato di ricostruire a partire dalla carta di Leone Pallavicino e dal catastico descrittivo del podestà Giovanni d'Alezze, un documento del 1609-10. Abbiamo dovuto ricostruirla perché i confini della bassa pianura bresciana di allora non corrispondono a quelli attuali, perché erano inglobati anche territori che oggi sono cremonesi o mantovani, prima di tutti Asola, l'Asolano che era fortezza confinaria veneziana. Questo territorio si contraddistingue per essere frazionato nei diversi feudi della nobiltà bresciana.
bresciana, e anche, e questo è già emerso un po' dall'intervento di Antonio Russo, dall'estrema permeabilità dei confini. Nel senso, i confini sono molto permeabili, non solo quelli tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Mantova, ma anche quelli con gli altri stati, e questo rende chiaramente molto, molto più facili gli spostamenti e, diciamo, i passaggi di idee a motivi architettonici. Infine, Brescia, quale città senza corte, diciamo, come le altre città del dominio veneziano, a Brescia la nobiltà tende a cercare sempre il legame con la corte gonzaghesca, non trovando prospettive in laguna, e soprattutto sono alleanze matrimoniali, come illustrerà Elisa Sala, il legame tra i Gambara, tra la famiglia Gambara e i Gonzaga di Novellara risale al 1498. Inoltre Girolamo Martirengo di Padernello sposa nel 1543 Eleonora Gonzaga del ramo di Sabbioneta. E infine Cesare Martirengo e la moglie Ippolita Gambara nel 1539 ospitano nella loro residenza bresciana la duchessa di Mantova, probabilmente in base alla data dovrebbe essere Margherita Paleologa. Quindi questi sono i contatti delle famiglie bresciane. Diciamo che il risultato della catalogazione, detto molto in sintesi, a rispetto di questi contatti e della permeabilità dei confini, sembra indicare che la conoscenza del linguaggio di Giulio Romano nel bresciano non sia stata diretta, ma quasi sempre sia stata mediata soprattutto dal Trattato di Sevrio. Un caso molto vicino a Giulio potrebbe essere questo camino presente nel palazzo Pocellaga a Rovato, in cui appunto la presenza di questi conci bugnati sulla trabeazione lo avvicina molto a quello della sala dei cavalli di Palazzo Te. I conci sono 9 a Rovato anziché 7, però l'idea di farli, diciamo, degradare a formare quest'arco di cerchio deriva proprio da quella di Giulio Romano, e non ci sono casi analoghi nel Trattato di Sevrio, cioè di conci bugnati che, diciamo, digradano verso i lati, e quindi potrebbe essere un raro caso di conoscenza diretta dell'opera di Giulio Romano. Altri elementi che a prima vista sembrerebbero inequivocabilmente giulieschi, come queste porte di questa porta di Palazzo Lana Borgonato, sempre in Franciacorta, in cui i conci di Bugnato invadono il timpano e spezzano la trabeazione, ad un'analisi più attenta non si dimostrano in realtà tali, perché in confronto con gli analoghi motivi di Giulio Romano a Palazzo Te oppure nel portico della Rustica evidenziano subito alcune differenze, e d'altro canto sembrano comunque avvicinarsi di più questo caso di Palazzo Lana Borgonato agli esempi del quarto libro di Serlio, anche se comunque rielaborati in maniera più comunque originale, non sono delle mere copie. Del resto lo stesso committente di questo palazzo, Carlo Lana, è committente anche della ristrutturazione di un'altra casa familiare a Mazzani, in un'altra zona del territorio bresciano, dove c'è questo portale che, benché evidentemente rimaneggiato in epoca più tarda, sembra molto vicino a questo modello del libro straordinario di Sergio. Emerge così il fattore familiare, se non addirittura personale, cioè di famiglie e persone che compiono scelte stilistiche, espressive, diciamo, molto precise, e le iterano anche in diversi progetti architettonici dei quali sono committenti, e quanto si riscontra anche nel caso, diciamo l'ultimo che vi propongo prima di passare la parola, della famiglia Maggi, che ha origine a Cadignano, un altro piccolo borgo della bassa pianura che è appunto un feudo familiare. La famiglia Maggi, in particolare Giovanni Maggi, dopo la metà del Cinquecento si fa costruire a Brescia questo palazzo,
che è il primo che porta in città il, diciamo, la facciata e il prospetto bramantesco condignato al piano terreno e ordine al, al primo piano. In particolare diciamo, ha destato l'attenzione la tecnica del bignato, che è fatta con mattoni scartellati in opera e successivamente struccati, chiaramente tecnica molto piuttosto utilizzata nella bassa pianura anche bresciana, chiaramente nota giulio romano, ma che a Brescia è piuttosto sconosciuta per la facile reperibilità del, della pietra locale, del botticino o del metodo. E, inoltre questo palazzo presenta questo portale con, dorico con telamoni, dove c'è anche qui il motivo più serriano che giuliesco forse del, dei conci che spezzano architrave e fregio, e poi presenta dei capitelli a cesto, dei capitelli corinzi con il motivo, diciamo, dell'intreccio a cesto al, al piano nobile, e, evidenziando così una molteplicità di riferimenti culturali e architettonici che è molto indicativa dell'area da cui vengono queste persone, cioè da, quella della bassa pianura, quindi un incrocio di, appunto di legami e di relazioni che va tranquillamente dal milanese passando per Mantova e sconfina a volte anche in, in terra emiliana. Fitta relazione che è al centro anche del caso della famiglia Gambara, di cui adesso vi parlerà più in dettaglio Elisa Sara, a cui cedo la parola. Grazie. Dunque, la catalogazione appena introdotta diviene indispensabile mezzo di sintesi per avviare successivi approfondimenti direzionati a cogliere nello specifico modalità e tempi di diffusione di un linguaggio architettonico dai caratteri giulieschi nel bresciano. In particolare, si intende qui presentare il caso della nobile famiglia Gambara e quindi sottolineare il ruolo primario assunto dalla committenza nella veicolazione di tale linguaggio. I Gambara acquistano la nobiltà veneta in pieno XVII secolo, ma sin dal 400 ordiscono un'attenta politica matrimoniale che li porta a imparentarsi coi Gonzaga, coi Farnese, coi Dal Verme, coi Borromeo, coi Campofregoso e coi Pallavicino. La capacità di intessere relazioni a più livelli dei diversi membri della famiglia, tra cui ricordiamo il cardinale Alberto, ha orientato negli ultimi anni alcuni approfondimenti di ricerca, in particolare della sottoscritta, confluiti nel volume Brescia nel secondo Cinquecento, Architettura, Arte e Società, in una successiva monografia incentrata sulla vicenda del Palazzo Maggiganda a Brescia tra XVI e XX secolo, e infine nello studio di una proprietà rurale, detta Biocchi. Gli elementi che rendono i Gambara di estremo interesse sono essenzialmente due. Il primo già citato, e che si riprenderà a breve, è il legame della parentela coi Gonzaga, in particolare di Novellara. Il secondo è una questione di natura territoriale che li vede i signori della Bassa, delle terre della Bassa, in particolare di quelle sud-orientali, direttamente confinanti ma anche sovrascrisibili con l'area mantovana e cremonese. Nel 1489, come ha già anticipato Cristiano Guarneri, ha luogo il matrimonio tra Niccolo Gambara e Lucrezia Gonzaga di Novellara, che porta in dote ampi possedimenti nel vescovato. La coppia si trasferisce a Verola Ghise, oggi Verola Nuova, dove Lucrezia, che è figlia di Francesco I, instaura presso Castel Merlino un cenacolo di studi ben delineato in uno scritto di Silvano Amucci. A partire da questo momento, ricchi carteggi e buste con documenti di natura diversa tra i rapporti Gambara e Gonzaga vanno ad arricchire le finze dell'archivio familiare gambaresco. Proprio da questa unione avrà luogo il ramo detto da Pompeo Litta dei Patrizi Veneti, a cui appartiene quel Niccolò che diviene centrale nella nostra trattazione. I carteggi consentono inoltre di evidenziare in via del tutto inedita il ruolo operativo svolto da un noto personaggio che contribuisce a veicolare il linguaggio giulesco in area bresciana, passando dal confine cremonese. Si tratta di Giuseppe Dattaro.
detto Pizzafoco, membro di una famiglia di costruttori tradizionalmente impegnati nel cantiere del Duomo di Cremona, dei quali è difficile ancora individuare puntualmente l'attività, come già indagato da Aurora Scotti e recentemente ripreso da Alberto Faliva, che ne ha indagato lo stretto rapporto con le pubblicazioni di Servio. Gli studi consolidati legano il nome del Dattaro ad alcune residenze extraurbane gonzaghesche andate perdute, alla Palazzina del Bosco a Marmirolo, il cui cantiere poi passa nelle mani di Antonio Maria Viani, come accade per la Galleria della Mostra di Palazzo Ducale a Mantova. A Cremona è ricordato per interventi sull'edilizia religiosa, ma sono poche le certezze attributive, oltre alla nomina di curatore della fabbrica del Duomo in compartecipazione con Antonio Campi. Anche il suo apporto alla costruzione di Palazzo Affaitati, che verrà ripreso più avanti, è tutt'oggi un dubbio. Se tali certezze sono riscontrabili, come vedremo, anche per le fabbriche di nostro interesse, non di meno i documenti permettono di portare alla luce nuovi contatti dell'operato del Dattaro e collegarli al contesto bresciano. I carteggi, di cui vediamo una riproduzione in diapositiva, con la firma del Pizzafoco, registrano gli iniziali contatti tra il Dattaro e la corte di Verona Nuova già a partire dal 1570, per lavori diversi alle residenze Gambara. I rapporti si intensificano con gli anni Ottanta del secolo, in cui si delinea un legame diretto tra l'architetto e Niccolò Gambara, facendo emergere, peraltro, nuove informazioni sull'operato del Dattaro nel Mantovano e nel Cremonese. Se noto che il Pizzafoco è chiamato nel 1583 a Guascalla da Federico II Gonzaga per sovrintendere e ampliare le fortificazioni, e poi lo si ritrova presso i Gonzaga nel 1590, quando assume la carica di prefetto delle fabbriche del Duca di Mantova, Vincenzo I, una lettera dell'archivio bresciano pur pare attestare che la via che collegò Dattaro ai Gonzaga, quindi prima di Novellara, poi di Sabbioneta e infine Mantova, passi proprio attraverso Niccolò Gambara, ribadendo un fondamentale dialogo tra Brescia e il contesto mantovano. E qui cito Alfonso Gonzaga da Novellara, scrive infatti a Niccolò nel maggio del 1582, e riprendo quanto scritto sulla diapositiva: io desidero infinitissimamente di conoscere maestro Giuseppe Pizzafoco, poiché è di tanto valore, come vostra signoria mi dice, nelle fabbriche, perché io appunto sono in procinto di farne una che desidererei avere il suo parere. Rimane comunque difficile una lettura cronologica delle opere del Dattaro sulle proprietà Gambara, dove sembrano coinvolte anche altre maestranze cremonesi. Ad oggi con certezza possiamo collocare solo un punto fermo, la progettazione della parrocchiale di Pontevico, iniziata nel 1583 e quando si avvia anche l'operato a Guascalla, sotto la supervisione di Niccolò Gambara. Tale attività, provata da alcune carte dell'archivio familiare, è stata completamente cancellata dai rifacimenti successivi. La presenza di Pizzafoco potrebbe essere attestata ancora a Pontevico nella palazzina Gorno, quella che vediamo in diapositiva, residenza rurale dei fratelli Gorno, i fabbricieri proprio della parrocchiale della cittadina bresciana, oggetto plausibilmente negli stessi anni di interventi di rinnovo che comprendono la fronte sulla corte sud, risolta con un motivo architettonico decisamente insolito per l'ambito bresciano. Un portico a doppia altezza, con semicolonne fasciate, disegna tre aperture arcuate. Il bugnato si prolunga ai lati della semicolonna, creando lesene in appoggio sulla muratura. Questa è realizzata in laterizio, materiale che distingue, come già anticipato, le architetture della bassa da quelle di città, dove più diffusamente è impiegato il botticino, mentre l'effetto bugnato, da studi di Giovanni Mambreani, appare ottenuto da una miscela di calce addizionata con polveri colorate e materiali diversi, quali cenere di legno, che dovevano sottolineare l'alternanza delle bugne. La messa in relazione della palazzina con l'operato del Dattaro è evidenziata anche da Alberto Faliva, che sottolinea il parallelismo con alcune soluzioni in pianta di abitazioni fuori città del sesto libro del Servio. Si aggiunge anche il riferimento diretto, almeno per il trattamento della fronte, al libro straordinario e con esso alla palazzina del Bosco a Marmirolo, sebbene il linguaggio e la carica plastica degli elementi della costruzione bresciana, pure se evidentemente incompleti, appaiono di tono più modesto. Similitudini con i modi giulieschi
si possono rinvenire nel progetto per la Porta del Via Mantova, quello di portale con loggia conservato all'Albertina di Vienna e il portale di Vigna Alberini tramandatoci dal Dosio, e sebbene risolto diversamente e con lesene, con la soluzione interna dell'esedra di Palazzo Te. Il motivo delle colonne fasciate, come detto poco diffuso, trova nella bassa bresciana almeno altri tre esempi di portali: Aregona di Seniga, ad Alfianello e a Milzano, tutte fabbriche dove si suppone l'intervento dei DAT, ad oggi in fase di studio, e tutte possedute da famiglie che per legami di sangue hanno un rapporto diretto con i Gambara. Ancora, un passaggio del Dattaro nelle proprietà Gambara pare potersi individuare nel completamento del secondo ordine del Palazzo del Fiorino di Verona Nuova, posseduto da Ranuccio del ramo Gambara dei Cardinali. Rileviamo qui l'uso di un bugnato leggero con filettatura di contorno, come diceva anche prima Antonio Russo, l'adozione di finestre con timpani triangolari e trapezi a coppie, inquadrate da lesene ioniche con capitelli a volute angolari e visi di al centro dell'echino. È possibile evidenziare qualche similarità con il trattamento delle superfici di Palazzo Affaitati a Cremona, anche se, come noto, rimane aperto il nodo attributivo tra Dattaro e Campi. È importante però sottolineare come i carteggi Gambara attestino un rapporto diretto anche con la famiglia cremonese. Tra i disegni conservati nel fondo Gambara, su uno dei quali vi ho portato direttamente il nome di Dattaro, alcuni rimandano ancora alle fabbriche affaitati, in particolare quello di una porta ricondotta da Alberto Faliva ad un progetto per l'ingresso a Castel Merlino, che però presenta fattezza assai diffusa in area bresciana. Un richiamo più diretto pare plausibile, invece, alla soluzione per la porta della palazzina affaitati a Grumello Cremonese, che potrebbe segnare un ulteriore intervento del Dattaro. Più interessante è un secondo disegno, evidentemente attribuibile alla stessa mano, che illustra il prospetto di una palazzina, forse una piccola villa, con torri laterali che, in maniera semplificata, ricorda nuovamente la palazzina del Bosco a Marmirolo, in particolare nel portico a cinque arcate bugnate, inquadrate da semicolonne, coi conci degli archi che si sovrappongono alla traviazione, rimandando ovviamente alla lontana anche a noti studi di Giulio per ville con torri angolari e ad alcune soluzioni per dimore campestri del sesto libro del Servio. L'adozione di cornice a fascia parla un linguaggio decisamente serriano, ma riferibile anche a Giulio, come ben testimonia l'ultimo registro del progetto del maestro per la facciata di Palazzo Stato, di cui abbiamo ampiamente discusso ieri. E ancora possiamo notare la stessa scelta del trattamento della fronte applicata nella corte piccola di Palazzo Affaitati a Grumello, improstata sul motivo a serriana che avvicina ancor più l'idea alle soluzioni pubblicate dal trattatista bolognese. Infine una riflessione va condotta sui conci bugnati dell'arco che invadono la trabeazione, ancora il riferimento più diretto è al quarto libro di Servio, ma non si trascura una similarità con il portale di Palazzo Bidoni attribuito anche da Antonio Russo ad Antonio Campi. I rapporti tra il Dattaro e il Gambara sembrano concludersi nei primi anni 90, probabilmente per la morte di Nicolò, avvenuta nel 1592. Mentre proseguono ottime le relazioni tra la famiglia e la corte gonzaghesca, attestate ancora nella seconda metà del Seicento. Questa breve lettura pare dunque identificare nei Gambara intermediari preferenziali, almeno per il territorio sudorientale della Bassa, attraverso cui echi del rinnovamento del linguaggio architettonico introdotto da Giulio Romano nel Mantovano giungono a Brescia, e ciò grazie ai rapporti diretti intessuti con i Gonzaga di Novellara, e l'opera soprattutto di professionisti di area cremonese come il Pizzafoco, che lavorano sull'asse Cremona-Brescia-Mantova e di cui le indagini in corso potranno meglio delineare i quadri più grafici. I modi giulieschi paiono dunque giungere in qualche misura anche nel territorio bresciano, pure se per lo più mediate attraverso la circolazione di fonti a stampa e in particolare i libri di Servio, e reinterpretati con declinazioni assai semplificati anche da maestranze come il Pizzafoco, che erano entrati in diretto contatto con l'opera mantovana di Giulio. Ciò più in generale
conferma la vivacità e la permeabilità del contesto architettonico e artistico bresciano nel secondo Cinquecento, periferico nel dominio veneto, ma certo non culturalmente isolato, e conferma la necessità di ampliare ulteriormente gli studi sul doppio binario delle committenze e degli apporti di architetti e artisti diversi, locali e non. Prima fra tutti i campi, introdotti oggi da Antonio Russo, portavoce di una cultura aggiornata e dei quali si ricorda, in chiusura, il contributo per la Sala del Collegio dei Giudici a Brescia, commessa di cui fu procuratore Cristoforo Sorte, di cui abbiamo già appena parlato Stefano Marconi. Si tratta di 8 dipinti riferibili a Giulio e Antonio Campi, che trovavano spazio entro affreschi con colonne tortili, avvolte da foglie d'edera e da putti, alternate a festoni e collegati da un'architrave, attribuite da studi recenti di Filippo Piazza a Stefano Rosa. Negli affreschi paletali, felice esempio di architettura dipinta, non è difficile trovare riflesso il clima mantovano degli anni 40 e 50 del XVI secolo, come esemplifica il confronto con il disegno della colonna tortile con putti e viticci attribuito a Giulio Romano o i monti presentati ieri dalla professoressa Loi. Grazie. Grazie anche per essere state dei tempi, tutto sommato. E adesso io farò quello che mi dica, che mi dice l'ospite Toschini, naturalmente gli organizzatori. Comunque volevo solo dire, qualunque quadro succede secondo gli organizzatori oppure secondo il rumore popolare, che mi pare che alcune cose forse serve o non basta, bisogna così occhio, siccome vi dicevate che eravate molto prudenti, e soprattutto il portale di Palazzo Pietrazzoli, Sana, Borgonella, Lana, così io ho la caligrafia pessima, Lana Borgonato, mi pare che serve o non sia sufficiente, poi da Antonio se vuole lo sapete di me perché non lo sa di più, però è lì che io sappia, come le finestre che ho fatto vedere io a figlio Torbisco Giulio Romano, che magari mi ero sbagliato, ma sia per Reggio Emilia e del Chiostro Grande, sia per Palazzo Bocchi e sia anche la porta di Crivelli, sono molto particolari e sono molto legate proprio a Giulio personalmente, è un atteggiamento un po' novelliano, insomma, per cui comunque certamente negli studi, come si dice, nei trattati di Sergio non credo che ci siano riferimenti precisi in questo senso, se non molto piccoli, insomma difficilmente anche, per cui direi che come modello è più direttamente Giulio Romano e non secondo il suo organizzatore, il suo traduttore, per cui, e anche invece per Palazzo Mangi Cicola, sì, cioè, c'è una calligrafia, sì, Brescia, io oltre a Sergio che va bene, ma forse ci metterei anche Vignola, visto che il suo palazzo, il suo portale principale di Caprarola era conosciuto da chiunque, diciamo. Quindi, e poi anche diciamo, un certo movimento nelle fogne, eccetera, può essere, forse anche il da Giulio potrebbe essere utile. Questo è come mio personale. Cosa faccio? Signori, cosa io vi cedo la parola agli organizzatori, non so se ci sia il dibattito o se c'è un bel pranzo conclusivo. No, no, prego, prego, può passare. Buongiorno, non ho domande sulle relazioni di stamattina, ma vi rubo 60 secondi per ricordare che sono qui come testimone della mostra dell'89, quindi forse l'unica, una delle poche, non so.
perché in quell'occasione il comitato scientifico della mostra affidò a me l'edizione di fonti riguardanti Giulio Romano, e come che poi è sfociata in due volumi pubblicati nel 92 pure dal Ministero. E come ho detto nella mia relazione a Mantova, confermo ancora di più che è un punto di partenza e non un punto di arrivo. E questo straordinario convegno davvero fa il punto dopo 30 anni ed è stato bellissimo. Io torno a casa ricca di suggestioni e di stimoli. È stato bellissimo vedere tanti giovani così interessati, così appassionati. Quindi la scelta dell'89 di Tafuri era quella, come anche di Frommel, di Faust, di Burns, eccetera, era quella di concentrarsi su Giulio Romano. Adesso poi c'è stata questa straordinaria ed enorme diffusione ed espansione sulla scuola di Giulio Romano. Quindi alla spicciolata, tra le moltissime sollecitazioni che ho ricevuto, per esempio a Mantova c'è traccia di una sorella di Giulio Romano, che è una De Corno, quindi una sorella uterina, sulla quale sarà opportuno tornare proprio per creare contesti, perché l'edizione di fonti molto spesso, estrapolando determinati brani documentari, perde di vista quelli che sono i contesti generali. Interessantissimi i cotè, diciamo così, eretici, che gravitano intorno a Giulio Romano e a Giovanni Battista Scultori e al Cardinale Ercole Gonzaga. C'è stato quel bellissimo volume di Elena Bonora, pubblicato nel 2014, Aspettando l'Imperatore, che ha dimostrato come Ercole Gonzaga sia al centro di una rete filo imperiale che fa di Mantova anche un ricettacolo di tanti esuli che vengono via da Mantova in odore di eresia. E lì c'è questo bellissimo questo interessante, io credo, carteggio, ma tuttora inesplorato nell'archivio Capilupi, che ricorda un archivio gentilizio disponibile soltanto da un paio d'anni, che ha un carteggio fittissimo tra Ippolito Capilupi e Ercole Gonzaga cifrato. Quindi siccome Elena Bonora ha pubblicato un carteggio cifrato conservato a Firenze tra il cardinale da Ravenna ed Ercole Gonzaga, con tutta una teoria per cui vengono fuori delle cose davvero straordinarie, credo che sull'onda di questo, e qui stiamo aspettando il libro di Francesca Mattei che credo porterà delle novità in questo senso. Nell'archivio Capilupi è emerso anche un disegno proprio di Giovanni Battista Scultori riferito a una pace, quindi un disegno piccolo ma in scala reale 1:1 per un crocifisso, che appunto di una pace, che è conservata nell'archivio storico diocesano. E poi tantissime altre suggestioni, per esempio il disegno presentato da Marisa Tabarrini ieri mattina, che suggerisce dei confronti con la grafia di Giulio Romano. Lei così ha detto che io lo attribuisco, ma devo naturalmente guardare con un po' più di attenzione. Io non sono un'esperta di disegni, un'esperta di disegni di Giulio Romano, ma ho attivo una notevole dimestichezza con la grafia di Giulio Romano per avere discusso una tesi a una scuola di specializzazione di studi grafologici oltre 20 anni fa, con una tesi sulla grafia di Giulio Romano, quindi ce l'ho proprio dentro di me, diciamo, ma naturalmente questo richiederà dei confronti ulteriori per delle conferme. Scusatemi se vi ho rubato questo tempo, spero che possa servire. Daniela Ferrari, naturalmente, per l'apprezzamento del convegno e per quello che ci ha voluto dire. Altri? Prego. Se vieni qua, per favore, e poi dici il tuo nome. Buongiorno, io sono Serena Pagliaroli, ho parlato ieri delle decorazioni a stucco, quindi ovviamente l'intervento del professore mi è interessato tantissimo. Volevo fare 3 domande connesse una all'altra, e grazie intanto per questa nuova proposta, perché comunque è vero, ci sono degli studi, ma non siamo mai arrivati poi a chiarire più nel dettaglio. La cronologia rimane sempre quella 39-40 proposta, diciamo, dalla FEPA, e se Lorenzetto può essere anche il plasticatore, non solo il progettista, diciamo proprio l'esecutore di quella decorazione, e invece per le decorazioni dell'interno, quelle pittoriche, se ha pensato anche a un collaboratore specifico, un'attribuzione o più generica, diciamo, cantiere, diciamo, cantiere legato all'orizzonte. Grazie. Quanto riguarda la decorazione pittorica, devo essere sincero, io ho avuto possibilità di entrare in palazzo solo la settimana scorsa, e quindi i tempi sono stati molto ristretti per poterli approfondire, e soprattutto la campagna fotografica è stata fatta giusto ieri mattina. Quindi sono grato ai proprietari per aver avuto
concesso agli impianti privati e chiaramente questo è adesso frutto di un'indagine e di una ricerca che devo ancora fare. Mi sembra comunque che l'ambiente romano sia un ambiente fervido da questo punto di vista. In quel momento questi fregi con lo sfondo scuro pittorici trovano ampia diffusione a Roma nell'ambito sempre legato, diciamo, all'ambito caffèesco, in particolare alla bottega al seguito di Sodoma, per via dei numerosi esempi che abbiamo, tra cui al solo parte l'ho già citato stamattina, ma anche la stessa Sarnesina. Dunque siamo in quell'alveo di pittori che possono trovare il loro punto di riferimento non solo nei testi antichi ma anche in queste attestazioni pittoriche che risalgono anche al 1520 come nel caso di Palazzo Leopardi. Per quanto riguarda l'autore diciamo degli studi, ora io non ho avuto modo di poter approfondire se effettivamente l'impasto in facciata è stucco o maltacente, perché anche su questo, diciamo, bisogna un attimo ragionare per poter essere un po' più certi su chi è l'autore. Certo che abbiamo numerose plasticatori attivi a Roma in quel momento, in quegli anni, quindi mi risento insomma di poterlo approfondire in seguito. Comunque grazie per la domanda e ancora per la datazione. Io sulla datazione sinceramente non sarei così ferreo su quella suggerita da Anaclepa. Penso che possiamo lievemente anticipare la data d'inizio, perché comunque sia un cantiere che secondo me non è di riedificazione ma è di rinnovo di una struttura preesistente, perché chiaramente buttare giù il palazzo preesistente avrebbe significato puntellare i laterali, rischiare dei crolli, avrebbe avuto un costo enorme, quindi io credo che sia più un intervento di rinnovo. E poi bisogna comprendere l'inserimento dei rilievi in facciata nel terzo piano, perché in teoria il cantiere parte dall'alto e scende, però questi rilievi sono veramente posizionati in virtù anche della fruizione visiva dalla strada, in maniera tale che sono praticamente invisibili, perché sono molto in alto, è molto strana come... La cosa più importante è che poteva essere messa in basso in teoria, perché era poi il legame. Quindi ho come l'impressione che questo inserimento sia poi un inserimento tardivo, un cambiamento in corso d'opera. Quindi io sarei lievemente per anticipare la datazione di inizio dei lavori. Grazie a lei. Altre domande? Prego. Posso parlare da qua? Sui disegni, sul disegno che lei citava, sul ricordo di questa parte, questo schizzo che si trova, ecco, determinare la qualità del disegno di Giambattista Scultori da quello schizzo è chiaramente poco significativo, perché proprio si vede che è una cosa. Quello che trovo strano è che durante questi scultori non ci sia nessun repertorio di disegni o comunque di attribuzioni di disegni. Quando Giovanni Battista Scultori, molto di più di 30 anni, adesso è testimoniato come disegnatore, ma disegna al Gran Bel della Camera dei Giganti, ma anche esegue disegni per la Cappella Sistina, e quindi copia dai disegni di Michelangelo, ma poi è documentato come disegnatore, tanto è vero che c'è la testimonianza che dice che Ercole Gonzaga spesso si recava nella bottega dello scultore per vederlo disegnare, quindi che lo scultore disegnasse è facile. Ora mi domando, è una provocazione che mando così, tutti questi disegni della Bertani, di figure, fanno dei disegni di figure, quei disegni di architettura, quello che dicono, ma tutti questi disegni della Bertani
su quale ipotesi si, ossia sul fatto che lui è, diciamo, è un prefetto alle fabbriche e quindi acquisisce quello che era stato chiuso. Però se noi consideriamo il dato documentale dell'inventario della sua casa, la sua morte, quando i figli ereditano tutti i beni della sua casa, di disegni non c'è l'ombra, c'è solo un marchio di fogli di disegni di architettura per un suo eventuale adattato sugli ordini di studio. Quindi che di altre opere, disegni, incisioni o altre non c'è l'ombra. Ora, però è naturalmente strano, Giulio Romano quando muore ha una caserta di disegni che poi vengono distribuiti a strada piuttosto che poi rimangono, cioè si disperdono in questo modo. Di Bertani non c'è nulla, ma non c'è nulla neanche di elementi che possono rimandare alla sua passione per l'antico. Giulio Romano amava l'antico e collezionava l'antico, non lo sappiamo, e aveva una collezione di monete infinite. Numerosissime. Bertani nulla. Giovanni Battista scultore era nominato da quelli che erano collezionati di monete antiche, aveva una grande collezione di monete antiche, aveva anche acquistato casa vicino a Giulio Romano, nel senso che si incontrava con un corpo, quindi era un personaggio più affine a Giulio Romano, Giovanni Battista scultore, che non il Bertani, che risulta una figura più, diciamo, di artista, meno intellettuale, nel senso che le due figure sì. Quindi la provocazione che mando è questa: tutti questi disegni attribuiti a Bertani su base stilistica, ecco, magari ancorati a una base certa anche documentaria e a figli che siano documentari, forse potrebbe aiutarci a capire meglio quelle che erano state, diciamo, le decisioni di Giulio Romano e come era stata presentata. Per cui ecco la mia domanda, senti. Bene, direi che è materia per un altro congresso, ovviamente, quindi che spero che farete, poi ci direte i risultati, ci inviterete. Io passo la parola a Moschini e comunque agli organizzatori. Vedete, sono una piccolissima tenda che per non averla fatta prima, per i ringraziamenti, davvero la devo, diciamo, con grande piacere ringraziare la segreteria della Crimi San Luca, nelle persone delle dottoresse Marta Romano e Isabella Fiorentino, perché grazie a loro, insomma, alla loro sapienza di regia, di organizzazione, abbiamo potuto fare anche quanto abbiamo fatto. Della mia riconoscenza al professor Moschini ho già detto ed è tutto registrato, quindi non lo ripeto, ma davvero soprattutto il ruolo che il professore ha avuto e ha in questa accademia proprio per che ci permette proprio di dare nuova vita quando dentro, cioè una registrazione con il professore che mi ha cantato. Va bene, controllerò la registrazione, basta, la fiducia. Io direi dobbiamo chiudere forse ricordando quello che già ho detto all'inizio del convegno, come ritrovare le radici della straordinaria mostra ampiamente citata, adesso poi c'è stata anche la presenza della Ferrari, quindi la continuità con il gruppo di lavoro dell'89, continuità che però faceva riferimento a una precedente esperienza altrettanto lunga, durata alcuni anni, per l'esposizione di Raffaello, ma forse ancora prima quel film miracoloso che aveva dato vita nell'82 a Pisa, in Vicenza, al primo convegno internazionale. Ecco, mi piace pensare che quello che abbiamo accolto tra Mantova e Roma vive in continuità con questo gruppo di lavoro straordinario, in cui la condivisione è stato un evento importantissimo. Credo che rispetto al gruppo teutonico e tetragono non in senso intellettuale, ma dal punto di vista della scelta degli appartenenti a quell'enclave, noi abbiamo fatto lo sforzo, sia Mantova che Roma, di aprirlo ai giovani, di aprirli alla diversità, alla pluralità delle posizioni, quindi siamo stati un po' più aperti, spero
senza essere sgalberati, ma abbiamo cercato di accogliere diciamo, le migliori posizioni attuali a livello sia romano sia a livello nazionale. Quindi questo è l'orgoglio a cui siamo arrivati attraverso il lavoro appunto dell'equipa mantovana, l'Azzurra, nonostante la sua terribilità, no? Cristina Loi e Antonio Russo, tutti quelli che hanno contribuito alla splendida riuscita di questi incontri lunghi, faticosi, ma credo che poi ci sarà la testimonianza della raccolta degli atti, anche qui inizieranno a dover stellare con l'Azzurra, però insomma ce la faremo, siamo sopravvissuti all'organizzazione, sopravviveremo anche alla dimensione editoriale dei risultati. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie anche io, scusate, siamo tutti a ripetere i ringraziamenti, ma lo ritengo doveroso. Quindi l'Accademia di San Luca, Francesco Moschini in particolare, poi Maria Cristina Loi che ha bussato alla nostra porta presentandoci questo progetto che all'inizio ci sembrava molto grande e molto ambizioso, ma che alla fine si è rivelato davvero una iniziativa molto producente sotto tanti punti di vista. E poi ovviamente Antonio Russo. Faccio solo due considerazioni velocemente, visto l'orario, ma le ritenevo così doverose per poi chiudere i lavori. Ho visto con grande piacere che nelle presentazioni che sono state fatte sono stati mostrati molti dei disegni che sono in mostra a Mantova. Quindi questo credo che sia un buon segnale per chi ha lavorato all'organizzazione della mostra, come me, perché evidentemente era il momento giusto per fare questa mostra, quindi è nata da una congiuntura molto positiva, quindi evidentemente c'era un interesse da parte del mondo della ricerca sui temi legati al Giulio Romano, nel senso poi più ampio, come ci hanno rivelato queste giornate di convegno, e quindi dalla mostra dell'89 forse era proprio il momento giusto per riproporre alcune delle tematiche già approfondite, analizzate in quell'occasione, ma comunque cercare di presentare nuove prospettive. Quindi anche questo ampio spazio che è stato dato alla fortuna di Giulio Romano, delle sue invenzioni, quindi poi a quelli che sono i suoi collaboratori, i suoi allievi, credo che questa sia una nuova strada, cioè una strada già nota, ma che comunque si rivela molto, molto feconda per gli studi. La seconda osservazione riguarda invece le strette interrelazioni che sono emerse da tutti gli interventi, quindi da questa visione congiunta, credo che sia una bella occasione vedere insieme a confrontarsi studiosi di vario genere, in particolare storici dell'architettura e storici dell'arte, che a volte tendono a fare delle ricerche parallele che non si toccano. E questo credo che ci offre anche degli spunti metodologici per quanto riguarda anche lo studio di Giulio Romano. Come abbiamo indicato nel titolo, Giulio Romano fu un artefice universale, quindi credo che sia importante superare questa compartimentazione degli studi, quindi voler individuare Giulio Romano pittore, architetto, urbanista e così via, ma piuttosto guardarlo con uno sguardo che tende ad includere tanti aspetti. E questo si lega poi all'importanza che ha il disegno nella produzione di Giulio Romano. È un disegno che è uno strumento che concretizza delle idee, quindi si fa strumento di invenzione e proprio per questo unifica tutte le arti. Quindi anche questo ci offre poi un insegnamento per come affrontare questo argomento che è sicuramente molto complesso ma anche estremamente affascinante. Quindi grazie anche a tutti i relatori e a coloro che sono intervenuti in queste lunghe giornate di studi. Rinnovo i ringraziamenti a chi sapete voi e a tutti i relatori e chi ci ha seguito in queste lunghe ma bellissime giornate. Sono perfettamente d'accordo perché proprio all'origine non sono voluta bussare alla porta con il mio blocchetto di appunti. Il discorso proprio del disegno, cioè della centralità del disegno proprio di per se stesso, ma proprio come momento di
generatore, come la linea generatrice, no? Che è stato più volte detto che per la configurazione degli spazi, per le superfici dipinte. E quindi questa, io mi ricordo, studiando con Arnaldo Bruschi, si poneva sempre il tema degli architetti pittori e degli architetti scultori, come no, l'individuazione di due linee, due modi diversi di fare architettura del Rinascimento. E in questo emergevano tante differenze tra Roma e Milano, per esempio, con la predominanza dei pittori a Roma e invece a Milano una maggiore presenza di architetti, cioè di artisti che arrivavano all'architettura attraverso le esperienze di scultori. Quindi cose che poi già più chiaramente nel 600 si sono più unificate, ma nel 500 si erano delineate molto chiaramente queste due linee. E penso che quindi sia particolarmente interessante adesso avere l'occasione, anche grazie alla moltitudine di documenti, di novità che sono emerse, e anche tutte le novità che sono emerse per esempio dal restauro, cioè abbiamo tanti elementi in più che sono la base di tutti gli studi, che ci possono permettere di tracciare in maniera più precisa, proprio con un punto di vista nuovo, che è anche molto importante, la storia di Giulio e Giulio dintorni, che è il titolo di uno dei tantissimi studi interessantissimi di Stefano Roccaso, a cui dobbiamo molto, perché la continua consulenza offerta da Stefano è stata utilissima. Quindi credo che sia molto, molto importante, molto interessante questa, diciamo, quasi annullamento delle divisioni, perché fra le varie arti, proprio qui mi sembra anche molto importante che qui dentro, nell'Accademia delle Arti e del Disegno, si possa cominciare a tracciare questa nuova, questo nuovo punto di vista, naturalmente sottolineato delle conoscenze e degli studi che rimangono comunque alla base, no? delle nuove ricerche, però diciamo, penso di poter dire che effettivamente stiamo aprendo anche piccoli spiragli nuovi, e di questo sono molto contenta e veramente grazie a tutti. No, un ringraziamento anche per non subire le ritorsioni ai due videomaker. Vi permetteranno di riascoltarvi, di rivedervi, non appena avranno fatto la post-produzione, come dicono loro, e per cui a breve ci sarà anche la possibilità di vedere nel nostro sito, nella sezione del sito della Premier San Luca, che si chiama NACO, che è proprio il nuovo archivio multimediale che da 10 anni accompagna i convegni, presentazioni, tutto quello che accade in Accademia viene restituito a distanza di pochi giorni su questa sezione del sito della Premier San Luca. Grazie di nuovo a tutti quanti e a presto. Grazie.